Posso solo dire che è stato un weekend senza senso, prima di tutto per i tempi che abbiamo fatto durante le qualifiche. Quest'anno veniva dato tutto come uno scherzo, un gioco, il riuscire a portare a casa il campionato. E invece devo fare complimenti ai miei avversari, in primis Andreozzi e Brovelli, che sono migliorati tantissimo, hanno messo veramente a punto le loro moto e anche loro stanno mettendo quel qualcosa in più, perché girare sui tempi che abbiamo fatto al Mugello, cioè, qualcosa di incredibile. Sfondato il muro del 50, ma in ogni caso loro erano tutti lì attaccatissimi e la gara sull'asciutto sarebbe stata molto, ma molto più tirata, un po' come è stato a Vallelunga. E se negli anni scorsi, nei momenti dove sembrava che andasse tutto secondo i piani, arrivava sempre la sfiga, la controsfiga e via dicendo, quest'anno posso dire che nei momenti di difficoltà fino ad ora ho trovato sempre un po' un aiuto dalla cosiddetta fortuna, diciamo. Quindi è venuto giù la pioggia, non avevo mai provato questa moto sulla pioggia, non giravo da tanto con le Pirelli sull'asciutto, quindi ero un pochino sul bagnato, quindi ero un pochino preoccupato, e invece già dai primi giri mi sono trovato dire benissimo e dire niente, e ho fatto un ritmo incredibile, ma alla fine l'impegno che mi serviva per fare quella roba lì era di sicuro inferiore rispetto a quello che ci dovevo mettere per fare il 59 o quello che ci avrei dovuto mettere per fare una gara sul passo del 51 sull'asciutto. Anche perché la Superbike è una moto che ti permette tanto, ma bisogna avere anche il tempo di sperimentare e farla su misura per sé. E dato che noi questo tempo non ce l'abbiamo, e soprattutto costa tantissimo girare e far girare quella moto, andiamo, diciamo, al risparmio, consapevoli che comunque è un mezzo che ha tanto gap, ha tanto margine. E niente, quindi bellissimo in gara, veramente zero rischi. Secondo me, un secondino e mezzo più forte negli ultimi 3-4 giri potevo anche farlo, però appunto era inutile prendere rischi ulteriori. E spettacolare. Il team ha fatto un lavoro incredibile, senza dati Fabio, ha fatto una Pasqualini elettronico anche di Iannone, che è il bello che lavoriamo insieme da una cosa come 12-13 anni. La prima gara che abbiamo fatto insieme era insieme al team Pata nella Stock 600 a Monza, 2013 se non sbaglio. In ogni caso ha fatto un lavoro incredibile, ha messo a posto la moto appunto così a caso, idem per il team Conforti, che è riuscito a trovarla quadra senza avere il minimo dato sul bagnato su quella pista. Quindi voglio veramente ringraziarli perché, come al solito, mi permettono di esprimermi al meglio.